Perché un viaggio in Birmania? La Birmania è il paese più emozionante in assoluto della penisola asiatica. E lo dico perché praticamente l'ho vista tutta. Quindi la Birmania per me è il paese che emozionalmente e culturalmente è quello da visitare senz'altro. Ti dà cultura, ti dà pace interiore per i loro monaci, per i loro, non so, la natura, gli animali. In Birmania trovi tutto quello che puoi trovare in un viaggio. È bellissima. Arrivi e riesci a calmarti interiormente. Emozionalmente io sono andata inconsapevolmente perché comunque sono sempre stata attratta dall'Asia. Sono andata in Thailandia 2 o 3 volte, ho fatto il Vietnam, ho fatto la Cambogia e quindi mi aspettavo un paese uguale a questi. La Birmania sicuramente è di più. La Birmania ha un suo fascino. Bisogna andarci per capirlo, perché comunque la Birmania, Myanmar, se si vuole dire Myanmar anche, è in una fase di evoluzione, perché io ci sono andata che c'era un certo, c'erano i soldati che, però la gente che tu vai, vedi la gente che ti sorride, che ti parla, che ti aiuta, vedi il mondo, i tramonti che ci sono in tutti i paesi i tramonti, per carità, però quelli della Germania hanno un punto in più. Ho scelto di fare il mio viaggio in febbraio perché era la stagionalità migliore. Sono partita da Milano Malpensa e siamo arrivati a Bangkok, via Bangkok, con la Lande Thai, buona compagnia aerea, e da lì siamo andati a Yangon, che è la capitale, che mi ha stupito per le sue case coloniali. Bellissima città dove c'è una grandissima pagoda alta 114 metri che ti affascina, veramente. Tu staresti là tutto il giorno a guardare l'alba e poi anche il tramonto. Gente che mangia, gente che medita, gente che prega, bellissima. Ci siamo fermati solo un giorno lì, proprio perché avevamo in programma di rifermarci al ritorno. E da lì siamo partiti per il nostro tour. Il nostro tour che ci ha portato a Mandali, dove c'è il famoso ponte in teak, lo vedete in tutte le fotografie dei cataloghi e non dà per quello che è veramente. E in più la grande emozione che ho provato è vedere tutti i monaci, perché lì c'è un grande monastero dove i monaci imparano bambini con i loro vestiti bianchi e i monaci invece con i vestiti rossi, che a un certo orario suonano la campana e loro con le loro ciotole si mettono in fila per andare alla mensa. Ma la cosa più bella è vedere preparare il mangiare in grandi tegamoni dove la cipolla frigge e loro con i badili muovono questa cipolla, perché sono enormi, perché sono più di 1000 monaci. E vedere la vita di questi monaci che si lavano la roba, gli indumenti, si rasano la testa. Io ho documentato tutto, infatti ho fatto più di 2000 fotografie. E lì ti viene la pelle d'oca a vedere questi monaci. Da lì siamo stati un po' lì, poi dopo siamo andati, abbiamo fatto diversa strada, ci siamo fermati in un monastero dove tengono un'anaconda in una camera. Io sono proprio, ho una fobia dei, quindi sono stata fuori, però l'ho fotografata e questa anaconda viene venerata. E vengono le varie persone, gli portano dei soldi per avere delle grazie. Tra l'altro mi ha fatto pena questa anaconda, se devo essere sincera, perché
è chiusa in una stanza, c'è una vasca da un'altra parte, ogni tanto si sposta e loro la venerano, ma ci sono diversi di questi cosi che venerano nella. Anche quella è una cosa molto particolare della Birmania. La Birmania amano le anime, cioè venerano le anime loro. E quindi vedi, ho visto un balletto molto strano che dici, questi sono pazzi, però tu rispetti la cultura. E anche questo è il fascino della Birmania. Cioè la Birmania ti dà quello che un altro paese non ti dà. Via da Mandali in macchina, perché questo è un viaggio che io ho organizzato tramite un'agenzia di viaggi naturalmente, con una guida personale e un guidatore, quindi eravamo in macchina e da un posto all'altro ci spostavamo in macchina con la possibilità anche di magari percettare un attimino meglio il viaggio e da lì ci siamo spostati a Bagan. Bagan, non so come descriverla. Si arriva, ci sono 2000 pagode che si perdono a vista d'occhio. Si va all'alba presto su una di queste pagode e si vede l'alba. E si va alla sera e si vede il tramonto. E tu staresti lì in pace con te stessa, col silenzio assoluto, e questo sole che va e viene è qualcosa. Poi 2000, provate a pensare 2000 pagode, è qualcosa di. E lì è stata un'altra emozione, perché comunque la Birmania è un susseguirsi di emozioni. Alla mattina dopo, alle 4 della mattina, ci siamo alzati e con la nostra macchina, il nostro driver alla fine, ci siamo spostati verso la Roccia d'Oro. E lì un'altra, non so, io continuo a dire la parola emozione, perché comunque dicono che è tenuta su da un pelo di Buddha. È una favola. Però tu dici non sai come fa a stare su. Lì c'è una particolarità, le donne non possono avvicinarsi, perché ci si incolla su delle foglie d'oro e ce ne sono tante di foglie d'oro incollate, però solo l'uomo può andare a mettere la foglia d'oro. Per arrivarci si va su un monte a piedi, chi fa trekking lo può fare, io non lo potevo fare, comunque ci sono dei portantini che ti portano in quattro su una portantina, mi sembrava di essere il Papa, e ti portano fino su perché è molto pesante. Quando sei su, questa roccia d'oro è praticamente sospesa nell'aria e anche lì vedi tutta la vallata e questa roccia sospesa. Dopo ce n'è anche una più piccolina indietro, è bellissimo, bellissimo anche quello. Nel scendere però sono scesa a piedi comunque. Avevamo una guida, una ragazza del posto, che fra l'altro viene spesso in Italia col re, allora re, quindi una guida veramente brava, una ragazza veramente brava, e ci ha portato su un canale dove ci sono delle lance che portano al lago Inle. Il lago Inle sì, indescrivibile, cioè tutto sull'acqua, la vita si svolge sull'acqua, c'è la scuola sull'acqua, il campo da basket sull'acqua, con tutto recintato intorno, perché naturalmente il pallone è. Ci sono i negozi sull'acqua, sulle barche, e si spostano da una casa all'altra in barca. E ci sono gli orti galleggianti. Ci è capitato di vedere un maiale in una casa in alto, ci è capitato, siamo andati a vedere, a fare le loro sigari in una fabbrica, non so descrivere di più. Il lago Inle è con i famosi pescatori che pescano con una gamba sola, è uno spettacolo vederli perché non sai come fanno a stare su, e da lì abbiamo fatto due notti in un albergo
stupendo, mi sembrava di essere un assist, non lo so cosa dire. E la mattina dopo abbiamo fatto una notte lì, la mattina dopo siamo andati in un altro monastero, perché naturalmente il leitmotiv della Birmania sono i monasteri, dove c'erano diversi monaci e c'erano dei monaci che insegnavano ai gatti a saltare in un cerchio, il famoso monastero dei gatti saltanti. Io amo i gatti, quindi sono stata là 2 ore a guardare questi gatti, che era bellissimo vederli saltare dentro nel cerchio. E i monaci su delle barche, queste lance, 10-12 monaci in fila su queste barche, ma persone felici, persone che ti danno, proprio ti guardano nel viso e ti danno la pace, proprio così. E abbiamo dormito un'altra notte in, e da lì siamo partiti ancora con la nostra barca per ritornare, perché tutto si svolge sul coso, il trasporto delle merci, quindi vedi delle cose assurde, delle lance caricate all'inverosimile. E siamo andati in un altro canale che, attraversandolo, siamo andati su un isolotto con un villaggio rurale, dove la vita è proprio rurale nel vero senso della parola, però c'è un monumento grandissimo, bellissimo anche quello, e anche lì è stato bellissimo attraversare questo fiume, che il nostro Po ci fa una beffa, cioè è molto grande, e anche lì c'erano delle chiatte con su delle enormi cataste di legno, che era una cosa... cioè pazzesca veramente. E siamo tornati indietro, una barca enorme solo per me e mio marito e la nostra guida, abbiamo mangiato sulla barca e poi siamo tornati indietro e poi siamo ritornati a Yangon, perché comunque a Yangon abbiamo passato ancora 2 notti, perché siamo andati a vedere lo classico spettacolo che fanno in una barca enorme tutta illuminata, e hanno fatto i loro balletti, che sono la classica musica asiatica, no? Però di quei balletti che abbiamo mangiato in una sala enorme con un lusso sfrenato, fra l'altro, e questa barca illuminata nella notte con la shadow pagoda illuminata. Allora abbiamo preso, io e mio marito autonomamente, con la guida che ci ha dato le indicazioni, siamo andati ancora di notte su questa scena. Che ragazzi, io non so, veramente, quella lì è la pagoda in assoluta che ho visto in tutta l'Asia più bella, perché comunque c'è quella più alta che è 114 metri, poi ce ne sono tantissime altre tutto intorno. In questi pellegrini siamo capitati là, che c'erano delle donne con le scope, che scopavano tutti, perché loro sono talmente devoti, che la cosa, per loro la religione è la prima cosa in assoluto, tutto il resto, loro si tolgono il pane di bocca per dare ai monaci, per mantenere i monaci. Per andare in Birmania ci vogliono minimo 15 giorni, perché le cose da vedere sono talmente tante, in più c'è un viaggio lungo, perché sono 12 ore per arrivare a Bangkok, più c'è il piazza per andare, quindi un giorno andare, un giorno tornare ti vanno nel viaggio. Quindi 15 giorni sicuramente. Il mangiare, quando si viaggia bisogna adattarsi, prima a Roma. Logicamente dopo 15 giorni di mangiare della Birmania ti viene voglia di un panino, è per questo che io preferisco almeno una volta al giorno avere un luogo dove mangiare nazionale, internazionale, e quindi gli alberghi, ho sempre usufruito di alberghi internazionali. Durante il giorno ci fermavamo sempre nei loro baracchini praticamente. E è bellissimo, perché tu entri nel loro modo di mangiare, andavamo proprio dove mangiavano loro, sulla strada c'erano questi baracchini e tu ti sedevi, i tovaglioli erano la carta igienica naturalmente, pulizia è meglio non guardare, però io non ho mai avuto problemi, basta avere un attimino di accortezza, perché io non faccio mai vaccinazioni, non ne ho mai fatte nei 20 anni che viaggio. Ma però è logico, si sa che l'acqua delle bottiglie va bene, non quella delle... tutte queste cose che lo dicono, e alla fine bisognerebbe anche adeguarsi.
e ho sempre mangiato le loro cose. Il loro mangiare è la classica scodella di brodo con dentro delle verdure bollenti che per mangiare ti ustioni e tanti piccoli ciotoline, 10 o 12, dove tu aggiungi quello che vuoi al tuo brodo col riso loro classico, pane inesistente. Il viaggio si fa molto con i dovuti tempi, perché se ti fermi a Bagan solo un giorno è dura vedere alba e cosa, quindi sarebbe meglio mettere giù un viaggio un po' più cadenzato, in maniera che riesci a vedere tutto. Tutto non si vede mai in un viaggio, perché comunque vieni a casa da un viaggio con qualcuno che ti dice: sei andata a vedere questo, sei andata a vedere quello. Allora bisogna stare una vita in viaggio. Gli abiti leggeri, estivi, il kiwi può servire, ma non serve neanche, perché fa talmente tanta umidità che se tu metti il kiwi fai la sauna, quindi prendi l'acqua, tanto ci sono 30 gradi, problemi non ce n'è. Non c'è una grande escursione termica, classico golfino della nonna, va bene. E i soldi li cambi là sul luogo, appena arrivi all'aeroporto io prendo sempre, in tutti i paesi prendo i loro soldi del luogo, perché comunque non hai da star lì a fare 50.000 cambi, i dollari vengono, però devono essere dollari nuovi, in tutti i paesi asiatici devono essere dollari nuovi, perché se sono vecchi non te li prendo. I passaporti in validità di 6 mesi. E il visto, io ho dato in mano tutto all'agenzia e l'agenzia naturalmente fa tutto, perché così almeno non sto tranquilla, perché io voglio viaggiare tanto. E il mese migliore comunque è febbraio-marzo, io sono andata in febbraio e marzo, perché ci sono i monsoni, mi è capitato di andare anche nei paesi asiatici in settembre, di acqua in presa. Tu torni da un viaggio che non sei mai quello che eri prima. Io viaggio per conoscenza. Non ero brava in geografia, adesso qualcosa di geografia lo so, a forza di viaggiare, e per me il viaggio è un'emozione unica. Io vivo da un viaggio all'altro con le mie foto, rivivendo il viaggio che ho fatto, ripassando tutto il mio percorso e volendolo rifare, ma dopo c'è sempre una nuova meta da fare.